Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, grazie. Facciamo un bel giro di presentazione. Allora, ci siamo io e Ilaria. Ci siamo. E poi ci sono Matteo al basso, Paolo che è il batterista, e il nostro uomo dei suoni Alessandro, anche tutto fare. Ciao Alessandro. Non saluta. Invece tu come ti chiami? Io? Io che sono Giovanni. Però il mio nome non è importante. Ah, ok. Allora, se non avete mai sentito nominare i Gomma, evidentemente non accendete internet da un pochetto, perché hanno rotto l'internet l'anno scorso con qualche demo all'attivo. Sono usciti con V4V, etichetta di Michele Montagano. Il loro album si chiama Tosca. Sono venuti già al Covo, se non vado errato, l'anno scorso per Inverno Fest, o a gennaio di quest'anno. Sì, giusto. E insomma, hanno generato veramente molto molto hype. Hanno fatto un disco con delle sonorità magari della generazione dei loro fratelli grandi o dei papà, non so bene la vostra età, però mi sembrate giovincelli. Quindi in generale, ragazzi, a quasi un anno di distanza dall'uscita del vostro debutto, vi sareste immaginati tutto questo? Cosa ne pensate del lavoro fatto sinora? No, sicuramente non ce lo immaginavamo. Bello, però non ci vivremo più in quell'album, e quindi... Bello ma non ci vivrei, come Venezia. Bello ma non ci vivremo, e quindi ne stiamo facendo un altro. Ok, ascoltate. Ci potete dire qualcosa su questo nuovo lavoro? Quello prossimo sarà molto più corto, però sarà molto più rappresentativo di noi quattro, diciamo così. Certo, ma voi lavorate ancora proprio in maniera molto da band classica, nel senso, ascoltando il disco si sente anche un pochino la varietà di autori tra le canzoni, tra una e l'altra. Come nasce la genesi di una vostra canzone? Solitamente o scrivo qualcosa io, un testo, io lo passo, magari, che ne so, ci lavoriamo su e facciamo tutto insieme in saletta, oppure Giovanni ha idee con la chitarra e ci propone robe, noi ci studiamo su. Quindi sì, una struttura abbastanza classic band, molto bella, sì. In realtà, ormai si è spostati sul computer le produzioni. No, in realtà noi facciamo veramente tutto in saletta. Noi lo facciamo con il telefono, sì, sì. Abbiamo un'app che fa autotune, e quindi cerchiamo di scrivere i pezzi con quell'app. Voi scherzate, ma questa settimana nella cinquina dei nostri dischi scelti c'è una persona che ha registrato tutto il suo disco con i microfoni dell'iPhone. Ma con tanti iPhone. Il microfono dell'iPhone è fantastico. È molto bello il molto microfono sottovalutato. Con GarageBand. L'anno scorso l'abbiamo fatto anche noi così, con i microfoni dell'iPhone. Quest'anno la produzione è migliorata, abbiamo fatto dei microfoni veri. Pensavo della Samsung. Sì, no. Vorrei fare un benchmark a occhi chiusi e vorrei capire quanti ingegneroni del suono riconoscono un Neumann da un iPhone. Vediamo. Beh, io dei blind test li ho fatti, ma non voglio. Allora, torniamo un attimo al vostro album Tosca, che tanta fortuna ha avuto negli ultimi mesi. Voi l'avete presentato come un album in tre atti, tripartito, dove nasce questa struttura anche così letteraria, se vogliamo. E poi, anche parlando dei brani, inizia con Alice scopre, e poi finisce con Alice capisce. Insomma, qual è la narrativa di questo disco? Ma in realtà è stato un pretesto più che una reale... Cioè, una spiegazione postuma, diciamo. Sì, esatto. Okay. Sì. Diciamo che dovevamo trovare un pretesto per collegare i brani tra di loro, mm-hmm. perché non avevano molto, diciamo, di affine. E quindi abbiamo trovato questo escamotage, che era effettivamente, ma in realtà anche giusto, perché abbiamo scritto tutti i brani in periodi diversi, quindi... li abbiamo, diciamo, collocati in determinati periodi in cui li abbiamo scritti. Quindi abbiamo unito i brani che abbiamo scritto nel mese di giugno, esempio, quelli che abbiamo scritto invece l'anno prima insieme, perché comunque rappresentavano periodi diversi. In realtà è solo diverse. Un pretesto per farci fare questa domanda. Che è sempre molto bella. Sì. Ascolta, il vostro suono, quindi, immagino sia cambiato anche a livello cronologico tra le canzoni scritte prima e quelle dopo, e è cambiato anche dai primi demo al disco, e nei live tra l'altro è anche un po' diverso, nel senso che nei live siete veramente molto molto cattivi. Mi ricordo la gente al Covo che tra l'altro cantava in sing-along, però magari non si aspettava un impatto così anche da band quasi post-hardcore. E qual è di queste tre dimensioni quella che vi rappresenta di più, e qual è quella che incanalerete per il futuro? Spero di non scoprirlo mai. Cioè, quando scoprirò che il mio genere è uno, penso che smetterò di fare musica personalmente. Forse sì. Beh, questa è una visione interessante. Molto bello, navigare
a vista. Noti nelle band che c'è sempre questa visione del genere, no? Facciamo questo, facciamo R&B, facciamo trap, facciamo hardcore. Per me i generi sono una cosa che è scomparsa 50 anni fa. Cioè, parlare di generi nel 2017 è veramente stupido. Io penso che facciamo quello che ci va di fare e poi, sai, l'etichetta la metti dopo. Quando parti non sai quello che stai facendo, poi quando la gente parla di quello che fai gli dà un nome, però non parti tu dando un nome a quello che fai. Ascolta ragazzi, io direi subito di iniziare con il primo dei vostri due live acustici del pomeriggio. Cosa ci proponete? Penso facciamo Aprile, un pezzo vecchio. E allora l'ascoltiamo a Radio Città del Capo, loro sono i Gomma, questo è Aprile. Ti prego torna in fretta a prendermi. Sono passati 6 mesi. Sono 6 mesi che sei uscito per prenderti un caffè, poi sei andato a correre, forse nelle Americhe. Ti prego, torna a prendere le tue cose, i tuoi calzini di cotone, da pescatore, insomma, tutto ciò che vale, tutto ciò che hai lasciato qua da me. Sono 6 mesi che sto qua ad aspettarti, o forse solo un giorno, non me ne rendo più conto, non riesco più ad accettarlo. Sono 6 mesi, ma nella foto sulla scrivania ci siamo ancora io e te, ma tu non sei andato a prenderti un caffè. No, no, non sei andato a correre, sei solo andato via da me. Ti prego, torna a prendermi. Questa era Aprile. Di cosa parla questa canzone, ragazzi? Parla delle persone che cambiano e non tornano più come prima. I temi del vostro album, come li definireste? Un po' post-adolescenziali. Quali sono i riferimenti anche, come dire, culturali, letterali che hanno ispirato le liriche del disco? Allora, in particolare gesti strani da fare. Purtroppo ogni tanto, insomma, sembra, mi dispiace che uno non abbia essere fatto, in televisione. È stato molto bello, per descrivere gli ascoltatori, il classico gesto che si fa quando uno fa un peto lo e lo vuole mandare agli altri. No, ma stato, quale sono le linee di questo dito? Allora, quindi i pretesti letterari che abbiamo inventato per far credere che abbiamo un cervello sono tre. Il primo è quello di Elefanti, che è un riferimento cinematografico. Certo. Tutta la canzone è un piccolo omaggio ad un film di Godard che si chiama Bud Souffle. E parte anche con, diciamo, un campione di quel film. Abbiamo cercato di riprendere anche la strana biblioteca di Haruki Murakami in un pezzo che si chiama Le scarpe di Beethoven. E poi c'è questa storia divisa in due parti di una bambina che si chiama Alice, che è la storia con cui si apre e si chiude il disco, che è, diciamo, un calderone di influenze. Per esempio uno scrittore abbastanza sconosciuto che si chiama Paolo Marasca, è un film che ci ha influenzato molto, di Yorgos Lanthimos, e varie cose, insomma. Ragazzi, ascoltiamo un altro brano vostro, cosa ci suonate? Un pezzo nuovo. Come si intitola? L'ho scritto quest'estate, si chiama Falò. Attenzione, anteprima quindi. Falò, Radio Città del Capo, i Gomma, Cotton Fioc. Cretino, non ti vuoi mica buttare insieme ai tuoi amici che sono peggio di te, sono peggio di te, sono peggio di te, sono peggio di te,
peggio di te, sono peggio di te, invece di stare sul telo con me, Molotov nel cuore, Molotov nel cuore, Molotov nel cuore, Molotov nel cuore. Annegare con le tue facce da ubriaco, tra le tue frasi da ubriaco, come i tuoi amici che sono peggio di te, 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 invece di stare qui steso con me, Molotov nel cuore, Molotov nel cuore, Molotov nel cuore, Molotov nel cuore. A Radio Città del Capo e Gomma con Molotov. Era questo il titolo? No, falò. Mi hanno fregato però, Quali sono invece i dischi che ascoltate nel furgone? Quali sono insomma gli artisti contemporanei anche qua in Italia che vi piacciono? Nel furgone soltanto Guilty Pleasures. Ok, e invece E quindi è meglio non dire. No, noi siamo qua solo per Guilty Pleasures. Sì, noi cioè, praticamente uno spin-off. Io sono un grande fan di Mischeta. Ah, abbiamo aperto il telefono appena, Populus adesso. Fantastico. Appena parlato con Populus di Mischeta, sì. Altre cose? Mischeta, ok. Ma sempre tra i Guilty Pleasures. Ma sì, ma quello che vuoi tu. Siamo aperti a tutto, davvero. Allora, nel lato Guilty credo che ci siano. C'è un pezzo che ci piace molto e si chiama Le Focaccine dell'S Lunga. No, vabbè, volo. È stato in classifica Spotify. Non so di chi sia, però. Ma davvero vi piace? Incredibile. Abbiamo parlato l'altro giorno con Anna. Sì. Ma ne parliamo anche in radio quest'estate, se ricordo. Sì, è un altro grande tormentone il furgone. È un. Credo che sia di Ketama 126, sì. La Coste, certo, sì, è di Ketama 126. Invece tra le cose serie, penso che l'unico album che mi ha spostato è di un gruppo di Brighton, si chiamano Idols, mm-hmm. e hanno pubblicato questo album che si chiama Brutalism, credo che sia fantastico. Il miglior album punk degli ultimi 5 anni, credo. Invece tu? Quoti? Io... Boh, silenzio stampa. Ah, ok, non si può dire. No. Chiediamolo anche agli altri ragazzi che sono là in fondo, dietro la lavagna, in punizione. Insomma, collaborate un po'. Cosa ascoltate? Quali sono i vostri dischi? Ah, oddio, dire. Uno sta scrollando, non può venire. Uno scusate. Scrolla. Lasciamolo in pace. Chiedono quali sono i vostri dischi. No, ma non volevamo disturbarli. No, se uno sta scrollando, vabbè. È un diritto. No, ma continuano a scrollare. Dice Paolo che a lui la musica non piace. Ah, ok. No, ma neanche... Vabbè, ma lui d'altronde è il tutto fare. Quindi... Ultimamente Giorgio Boio sono un cane. Giorgio Boio sono un cane, ma è un leccaculo perché sono nostri amici. Non vale. E parte subito il polemicotto sulla hashtag scena italiana. Effettivamente sì. Quanto vogliamo... vi sentite parte di questa hashtag scena italiana? E invece quanto perché non esiste davvero? Beh, non lo so, insomma, questi io comunque abito ancora in Italia. Non no. posso esimermi dalla scena italiana. Cioè vorrei far parte della scena di Manchester, però però non andiamo più sul locale invece. Cosa succede a Caserta? Insomma, da quando siete diventati famosi riuscite ancora a uscire per strada oppure la gente vi ferma? Vi riconosce? No, beh, se sono la spesa. Guarda, io sono il cantautore più figo del mio palazzo. Cioè, nel mio palazzo sono il numero uno. E tra l'altro è un casino uscire di casa perché immagino tu sia inchiodato fino al portone. È un delirio. Corri, no, comunque, seriamente, c'è una scena adesso a Caserta. Ci sono altre band con cui magari siete venuti su, avete condiviso dei palchi. Volete consigliarci qualcosa agli ascoltatori della radio bolognese? Continua no. coi gesti. Continua no. coi gesti? No. No, comunque no. Ah, quindi. La risposta è no. Ma voi abitate ancora tutti in campagna o vi siete spostati? Sì, boh, io mi sto spostando in realtà. Anche in questo momento. Anche in questo momento perché sta camminando con la seggiola. Mi sposto, però io
cioè in realtà di base siamo tutti lì. Ho capito, ma quindi c'è un pochino anche di rivalsa nei confronti di Caserta. Adesso mi è sembrato non crediamo di essere i fautori della rivalsa, no, di Caserta. Non ha, cioè Caserta non ha bisogno di noi. Ah, addirittura. Tra l'altro nei nostri di polemicotto mi è sembrato di parlare. Sì, forse sì, non lo so, però è un tema che i ragazzi non vogliono affrontare, mi sembra di aver capito. Quindi insistiamo. E sulla scena volevo fare due battute al volo su Marco Maiolle, che voi conoscete. Uh-huh. Sì. Tra l'altro il suo disco è nella nostra cinquina della settimana. Voi lo votereste? Uscito oggi, tra l'altro. Ma Music in Europe. Music for Europe, Europe. Sì, esce for oggi. Europe. Anzi, facciamo un gioco. Siccome abbiamo qua tante persone che possono pompare i nostri voti della settimana, vi sottoponiamo 5 titoli che sono i nostri 5 dischi della settimana che abbiamo fatto ascoltare per tutta la settimana ai nostri ascoltatori. Poi loro via SMS o Facebook dovevano votare. La settimana prossima ce lo ascolteremo integralmente. Il primo appunto è quello di Marco Maiolle, ovvero Music for Europe, che esce oggi. Poi c'è un disco di una band svedese che si chiamano Mac Taverskan e si chiama 3, esce per Luxury Records. Il nuovo di Destroyer, che è Ken. Il nuovo dei Balli, che tra l'altro credo siano quasi vostri coetanei, vengono dalla costa est. Nuovo album Losing e Jake Bellissimo, The Good We Have Sown. Dove va il voto dei Gomma? Verso l'unico che conosciamo, per quindi voto per la campagna Maiolle, voto per la campagna libera. Volete mandare campagna libera? Volete mandare un messaggio a Marco? Anche se comunque avrei voluto dire a Marco che avrei preferito Music for Campania. Addirittura, Music for Naples. Indipendentismo campano. No, assolutamente no, però sarebbe stato più rivoluzionario. Indipendente. No, comunque non puoi capire benissimo che non siamo molto appassionati di musica, infatti non conosciamo nessuno dei titoli che ci hai proposto, però avremmo votato comunque quello col titolo più bello, che è quello di Maiolle. Che è quello che importa poi del resto. Ricordiamo questa sera i ragazzi in apertura, i Big Cream Gomma sul palco del Covo Club. C'è ancora un biglietto in palio, potete aggiudicarlo al 348-7649-289. Cosa ci... numero. Cosa ci dobbiamo aspettare dal live di questa sera, ragazzi? Niente. Nulla. Che nulla. Ci si diverta molto e basta. Però non grazie a noi. No, infatti no. Cioè grazie all'alcol? Grazie all'alcol, grazie al Covo che è bellissimo e grazie alle persone. E allora grazie a voi di essere stati qui con noi, ragazzi, è stato un piacere, speriamo di rivedervi presto. Grazie a voi. Comunque stasera. Ciao. Ciao.